Per lo speciale di oggi parleremo ancora di fabbriche di Careggine e della sua incredibile storia. Sommerso dall'acqua nel 1946 per la costruzione della diga dell'Enel sul torrente Edron, è svuotato ogni 10 anni per la manutenzione dell'impianto. L'ultima volta è riemerso nel 1994, ma adesso faremo un salto ancora più indietro nel tempo fino al 1983, rivivendo l'atmosfera di uno di quei momenti grazie alla testimonianza del signor Albano Cagnoni, che abbiamo in collegamento telefonico direttamente dal comune di Vagli di Sotto. Pronto, signor Cagnoni? Sì, signora. Salve, salve a lei. Salve anche a lei. Senta, stiamo parlando allora del 1983. All'epoca qual era la sua veste ufficiale? Io facevo a quell'epoca il vigile urbano del comune di Vagli Sotto. Il vigile urbano del comune di Vagli Sotto, perciò ha assistito direttamente all'episodio, all'avvenimento? Senz'altro, tutte le estate ero in servizio ogni giorno, praticamente la domenica, i giorni festivi, per dare informazioni, certo. Insomma, regolare il traffico sopra la strada provinciale che dalla diga poi veniva all'abitato di Vagli Sotto. Bene, per quanto tempo dura il periodo della visione del paesino delle fabbriche di Careggine? Sì. Fu svuotato il lago nel maggio-giugno 83 dell'83. Fino alla fine di settembre di quell'anno. Fino alla fine di settembre dell'anno. E praticamente tutta l'estate era un continuo di viavai, di persone, di automezzi che non sapevano neanche dove parcheggiare praticamente. Eh beh, immagino, il pubblico. E quindi anch'io purtroppo a volte la domenica ero costretto a sanzionare qualche macchina fuori da... A fare il turno pieno, pieno turno. E poi immagino che ci saranno stati anche degli episodi simpatici, degli aneddoti. A volte quando si fa una multa... del codice della strada, sì. E ci sono sempre la gente che brontola, sai. Eh beh, non fa piacere a nessuno, è chiaro. Invece una domenica pomeriggio, verso le 17, ero al lavoro lì sulla diga, sì. E regolavo un po' il traffico, lo deviavo verso Roggio, che poi c'era, ritornava sulla statale a Campurgiano, sì. E si avvicinò un signore ben distinto, con un foglietto del preavviso che avevo fatto della multa poco prima. E mi disse: oh caro vice, non se la prenda, dice, sono contento di pagare questa multa perché faccio conto di pagare il biglietto d'ingresso, perché dice è stato un magnifico, straordinario spettacolo. Immagino. Tanto perché... insolito e suggestivo. Addirittura, addirittura contenti di pagare la multa. Di pagare la multa, era lui e la famiglia. Pur di vedere lo spettacolo. E dice che è stato, anch'io rimasi meravigliato di questo fatto perché... Era la prima volta, scommetto. Sì, non succede mai. Non succede mai. Senti, eravate molti vicini in forza in quel momento? Praticamente ero solo. Ah, ecco, allora aveva un bel lavoro da svolgere. Tutte le domeniche fino alle 7, alle 8, alle 20, alla sera. Ho capito, perciò ha vissuto direttamente sua pelle. Più che altro si faceva roba di informazioni. Certo, certo. Poi anche regolare il traffico per non bloccare il traffico sulla provinciale. Certamente. Senta, signor Cagnoni, le sensazioni di quel momento, le sue sensazioni, vogliamo sapere. Ma sai, io con tutto quel trambusto lì la domenica non mi capacitavo il perché e per come di tanto afflusso. Di tanto venire su gente, certo. Per vedere questo paesino. E purtroppo che la gente rimaneva meravigliata, infatti, certo. È stato un bellissimo spettacolo rivedere questo paese che era stato sommerso nel 47, certo. Quindi ritornava la luce. Bello e anche un po' inquietante forse, sì, ecco, come spettacolo. Per noi che eravamo abituati anche nel paese, è stato una gioia rivedere queste case, questa chiesa, questo fiume che attraversava questo paese, certo, il cimitero, certo. Tutti questi luoghi dove erano un po' familiari. E la gente del posto? E la gente del posto, che umore. Cantava, e a volte c'erano anche dei fatti un po' commoventi, immagino. Anche qualche lacrima. Certo. Ha capito che ricordavano i tempi passati. Certo, ma c'erano anche testimonianze di abitanti. Venivano anche gli abitanti che ora tra l'altro sono trasferiti su Mediavalle, Gardicano, certo. Poi Borgomuzzano, Lucca, insomma un po' sparti un po' qui nella zona. C'è qualcuno che vedeva riaffiorare le proprie abitazioni con tutti i ricordi? I ricordi, tutte queste cose qui. Le è rimasto un episodio magari particolarmente? Claro, no, perché io giù ci andavo qualche volta così nei giorni feriali, hai capito? Immagino le persone anziane che magari avevano il ricordo della loro casa, dei loro cari, tutto quanto, insomma... Sì, ci sono stati diversi
persone che sono andate giù, si sono ritrovate lì, hanno fatto una specie di riunione di famiglia, tutte queste cose. Immagino, sì, uno spettacolo bello, ma insomma molto particolare, perché non capita certo tutti i giorni di vedere un paese che è sommerso e poi riemerge emerge, tutti i suoi ricordi, e questo è anche accaduto anche l'ultima volta, appunto nel 1994. Allora lì, ecco, anche come comune, amministrazione comunale di Paglisotto, il sindaco Giorgi aveva organizzato prima di tutto un incontro a livello nazionale di tutti i giornalisti sopra la diga, una conferenza stampa per spiegare questo discorso qui, le ragioni. Veramente un anno di grande successo, sia economico, cioè per i commercianti locali, sia per l'amministrazione comunale, che vide realizzato questo. E come attrezzatura a quell'epoca, invece nell'83 non c'era stato organizzato niente, nel 94 invece era stato realizzato un parcheggio, trasporto delle persone che andavano a vedere il paesino. Ecco, c'era un servizio pullman. Ecco, quindi la gente anche si era organizzata. Certo, infatti. È stato un bellissimo... Considerando l'afflusso delle persone, è chiaro, piano piano. Immagino che la prossima volta sarà ancora più organizzata la cosa. Il 2000 così sarà ancora migliore. Pure. Nel 2004. C'è stata un po' di polemica sul cimitero, tutte le salme furono tolte oppure no? Ma io penso che a quell'epoca, nel 47, tutte le salme furono tolte, sì. Io perché abbiamo veduto anche un cartello con una scritta un pochino particolare, forse qualcuno era rimasto nel cuore, forse il vecchio cimitero oramai abbandonato, probabilmente è stata questa la ragione anche di quelle scritte particolari. Va bene, signor Cagnoni, noi abbiamo visto su un antico documento, addirittura in latino, che c'era un personaggio in vista nei vecchi tempi, in una vecchia epoca, di un signor Cagnoni. Addirittura. È un suo antenato? Speriamo, perché io non sono a conoscenza. Ecco, ho capito. Allora, ne sappiamo più noi che siamo apposti, sì. Topi di biblioteca. Va bene, indagheremo, poi casomai ne riparleremo. Marco Cagnoni era un consigliere nel 1500, quando furono fatti, erano, diciamo così, gli statuti comunali. Ecco, allora c'era qualcosa, via, c'è un suo antenato. Quello, perché io dell'altri, forse anche il sindaco, un primo sindaco dopo il tempo dopo il 47-48, fu un Cagnoni. Ecco, vedi, perciò... Quindi non so... Buon sangue non mente, allora. Va bene, signor Cagnoni, la ringraziamo molto del suo intervento, della sua disponibilità, della simpatica chiacchierata che abbiamo fatto, con le sue sensazioni dal vivo, sensazioni a pelle di quei momenti. Grazie, signor Cagnoni, la saluto, arrivederci. Abbiamo allora detto che l'ultima volta Fabbriche di Careggine è riemerso nel 1994, in un'atmosfera che, come sempre, ha dell'incredibile. A metà settembre del 1994, in occasione appunto dell'ultima riemersione del paese fantasma, si volle sottolineare l'avvenimento con un'estemporanea di scultura, Voglia di Vagli, alla quale parteciparono scultori di rilevanza nazionale che diedero forma agli enormi blocchi di marmo locale. Il risultato di questa estemporanea oggi fa bella mostra di sé sull'argine del lago artificiale che sommerge il paese. Ma ascoltiamo la viva voce dei protagonisti di quella giornata in un'intervista dell'epoca, rilasciata ai nostri microfoni. Questo se lo vuoi dare come notizia, ce la mostra a Pisa, Aldo te la do in anteprima, artisti, fotografi. Thank you.
Per essere più preciso e per importanza, loro si sono in parole. Perché questo centenario è stato dormito. Sono quello che ho fatto tutto il lavoro della l'ultimo lavoro che ho fatto. E poi, come sempre, ho fatto l'anno scorso questo primo treno di panno a Caratolao. E speriamo soltanto e con inizio di lavoro, di carriera, a 17 anni feci clarità pedale. Che uno e l'altro, penso che vogliono capire il valore. Certo, certo. Bene, quello che sta facendo è un radice, rappresenta una radice di mare. Quando lei da ragazzina andava a questi corali trovava la radice. Come la radice vedeva il mare, questo è il mare. Io ho trovato una radice e voglio fare un ma mi sono ammassato le finestre e il lavoro non è fatto per le nostre, abbiamo fatto anche per arrivare alla fine. Io ci impiego 4 mesi per questo lavoro. Sì, perché questo è un martirio, non è un lavoro. Poi se mi guarda le mani, si fa, insomma, difficile, non è un lavoro, è una gara, è come quando uno fa una gara, insomma, per essere competitivo c'è la cosa da fare. È contemporanea, a sacrifici, al tempo, e tutto. Quello che si sta chiudendo. Io sabato sera l'ho finito, terminato. All'interno non ci... Però domenica mattina. Ma io ho tanta soddisfazione. Sarebbe la prima volta che non prendo il tuo. Mi pare male, non lo so sentire. Lui non vorrebbe. No, io ho vinto 20 primi premi, sì. Sì, no, un pezzo, però sarebbe la prima volta che non mi ha perso. Oh, dai, questa, passa avanti l'allievo, è capito. Va bene, la ringrazio, per il suo lavoro. Io ringrazio voi della vostra cortese ripresa e auguriamo che sia un po' caduto anche per voi. Una settimana. Una settimana. E che cosa sta realizzando?
la copia o copia? Una copia. No, ma lei è e terminerà per sabato anche lei? La farà? Sì. Speriamo. Tempo per vedendo. Sì, va bene, è un patello. Perché l'idea della fotocopia ha seguito un po' la foggia già del pezzo oppure l'ha creato lei? No, no, l'idea che ho voluto avere per questo simposio perché infatti la fotocopia è un simbolo di abbondanza. Allora questo diventa quando c'è un buco qui. Escono tutti i diversi marmi che abitano in questa zona. Allora, l'abbondanza di marmi. L'abbondanza di marmi. Bene, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. Il modellino, l'opera finita, sarà più o meno, sarà questa. Stiamo abbastanza avvicinando. Abbastanza avvicinando, da quanti giorni sta lavorando? Lei mi intervista per... Il Telemondo. Da quanti giorni? Ormai da 10 giorni? Da 10 giorni. Non è poco, non è poco. No, perché è un lavoro anche proprio di muscolo e di forza. Di forza e di cosa che per l'altro io non è che sono molto abituato perché ho lavorato col marmo ma in dimensione abbastanza ridotta. Questo invece essendo dimensioni grandi è un lavoro impegnativo. Poi sei tutti i giorni, capito? Non c'è sosta, non c'è niente. Un bello sforzo. È un bello sforzo, perciò per sabato sicuramente vedremo. Ce la farà. Dunque sì. Vediamo se tenendo magari. Sì. Ci descrive un pochino il lavoro. Più volentieri, il lavoro si chiama filo bellissimo, forse vale la pena di prendere dall'altra parte, eh? Sale, va bene. Lo stiamo inquadrando a grandezza naturale, filo bellissimo. Filobelisco. Obelisco. Perché? Dunque è un obelisco, ovviamente, essendo questa forma tipica dell'obelisco, però ha questo finale fatto a filo, diciamo. Filo vuol dire l'unica che lo vada a prendere. Questa materia? Eccolo. Questo è il filo! Proprio si vede che è un filo, no? È un filamento, diciamo, fatto di questa materia plastica, sì, ma che in realtà è acrilico per pittura, proprio quello con cui si dipinge, e che mi accompagna nella mia storia artistica ormai da 16 anni. Tutta la mia, diciamo così, storia artistica è cominciata da questa invenzione, questa creazione, ormai siamo nel 78, e che nasce proprio da uno strappo del colore dalla tela. Cioè la tela e il colore si sono separati, io sono rimasto con il colore, l'ho fatto diventare questo oggetto e da questo oggetto sono ripartito per tutta una mia storia dell'arte, diciamo così. Quindi tutti gli oggetti che io producono hanno questo elemento. Questo filo conduttore. Questo filo conduttore, bravo. Questa, che poi è una sorta di gioco che io faccio anche di modo di comunicare, no? Perché io mi rifaccio poi sempre a questo, che però verrà rifatto anche qui, sabato e domenica, spero di avere già più o meno a buon fine quello, e allora riprodurrò anche questo elemento proprio per dare questa, come dire, questa doppia lettura del lavoro, sia come scultura, sia come origine di questo simbolo, di questa cosa. Grazie e buon lavoro, chiaro. E in bocca al lupo. Buonasera, velocissimo, due parole anche perché piove. Innanzitutto il suo nome? Marcello Guasti. Marcello Guasti stava dipingendo la sua opera, ma è una preparazione poi per la... Sì, è una preparazione. Questa è una parte dell'opera, perché l'opera completa è questa. L'unione si dovrà segnare la propria opera. E dopo, se volete vedere il
modellino, c'è anche il modellino, ve lo faccio vedere. Sì. Allora, stiamo vedendo il modellino dell'opera completa. Completa, che è l'ognomone, che però segna solamente praticamente l'ingresso delle stagioni e poi l'ingresso del sole nei segni zodiacali. Potrebbe diventare anche una meridiana, ma però l'espansione sarebbe stata troppo grande, perché avrebbe dovuto fare tutta la piazza. Allora ho preferito fare un po' più contenuta. Contenuta e segna a mezzogiorno tutti i giorni, il sole cade sopra questo marciapiede che sarà poi di marmo, il solito marmo, di vaglio, e dove saranno segnati questi termini, dove sopra ci sarà scritto quale equinozio, quale solstizio sarà, e giù i segni dello zodiaco. Benissimo, la ringrazio, buon lavoro, in bocca al lupo. Ci scusiamo della scarsa qualità dell'audio in alcuni momenti del filmato, ma i microfoni erano disturbati dagli strumenti per lavorare il marmo. Bene, abbiamo rivissuto oggi immagini e testimonianze delle ultime riemersioni di fabbriche di Careggine, facendo un salto di ben 11 anni, dal 1983, con le parole del signor Cagnoni, al 1994, con gli scultori dell'estemporanea Voglia di Vagli. La prossima volta ripercorreremo insieme le strade del paese fantasma con gli occhi attenti e un po' stupiti del visitatore curioso. A presto!